Buonasera, in studio Massimo Bonella per la conduzione di Osservatorio Antimafia in sostituzione a Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Dunque, prima di entrare nel vivo della trasmissione, un aggiornamento delle notizie. È di due morti e un terzo ferito grave. L'incidente che si è verificato oggi pomeriggio, nel primissimo pomeriggio, poco prima delle ore 14, nel porto di Livorno. Come sapete, c'è stato questo gravissimo fatto e sono morti due operai e il terzo, ripetiamo, è in gravi condizioni. Ed ora veniamo alla trasmissione di oggi alle 22:03, questa è Radio Sirius TV di Treviso. In studio Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, testata giornalistica di Venezia. Parliamo di antimafia, in modo particolare zoomiamo l'attenzione sulla testata giornalistica, l'importante testata antimafia2000.com di Palermo. Vi ricordo che per entrare in questa testata nel suo sito dovete cliccare antimafia2000.com, il 2000 scritto in lettere, altrimenti non riuscite a visualizzare niente. Quindi ripeto, antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere. Dunque facciamo una zoomata su due articoli che sono di carattere fondamentale a dir poco. Il primo porta il titolo Caso Moro, gli assassini di Stato liberi ed arroganti. Il secondo, Nando dalla Chiesa, l'indicibile patto attuale tra lo Stato e la mafia. Iniziamo dunque con il primo. Entrambi sono stati scritti dal direttore della testata Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Dunque, iniziamo allora col primo, Caso Moro, gli assassini di Stato liberi e arroganti. C'è una figura, la vittima, che è diventato mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci, ma non ce l'hai solo te il diritto. Le parole dell'ex BR Barbara Balzerani sono di quelle da restare basiti. La donna che prese parte al rapimento dell'onorevole Aldo Moro e condannata all'ergastolo per omicidio e sequestro di persona in libertà dal 2011, lo ricordiamo, a margine della presentazione del suo libro a Firenze, decide di togliersi un sassolino dalla scarpa e lo fa proprio nel giorno del 40° anniversario della strage di Via Fani, quando, rivolgendosi alle vittime, rivendica il fatto che non è che la storia la puoi fare solo te. Dopo cinque processi e numerose commissioni parlamentari d'inchiesta, senza contare le inchieste giudiziarie collaterali, emerge come brigatisti che parteciparono al sequestro e alla detenzione dell'esponente DC da Mario Moretti in giù e all'assassinio dei componenti della scorta Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Lozzino furono quantomeno vicini agli ambienti dei servizi segreti. Per questo, a 40 anni da quel 16 marzo 1978, le dichiarazioni della Balzerani contro le vittime della strage terroristica suonano portatrici di un messaggio: noi assassini di Stato godiamo di impunità. E in un paese che gira al contrario, assassini e stragisti sono piede libero e partecipano ad eventi culturali anziché essere detenuti al 41 bis fino a quando non raccontano tutto ciò che sanno su una delle pagine più nere della storia italiana. Una domanda su tutte: chi furono i burattinai che mossero i fili del rapimento di Aldo Moro? Che permangano aspetti inquietanti sulla vicenda dell'onorevole DC è stato evidenziato anche dalla commissione d'inchiesta presieduta da Giuseppe Fioroni. Ad esempio sul fatto che Moro sarebbe stato prigioniero in via Massimi, proprio vicino via Fani, dove si trova un'elegante palazzina del 78, proprietà dello IOR, nella quale è stato individuato un covo delle BR,
Proprio questa fu infatti una delle prigioni del politico democristiano, così come è sufficientemente provato che il memoriale di Valerio Morucci è approssimativo e arrangiato, o che Alessio Casimirri, componente della colonna brigatista centrale nel rapimento Moro, tuttora latitante in Nicaragua, sarebbe scappato, secondo molti, grazie ad un regolare passaporto falso, che sarebbe stato fornito dai servizi segreti. E lo stesso Fioroni a scrivere che le modalità con cui il brigatista lasciò l'Italia non furono mai veramente chiarite e che oggi resta imprendibile per le autorità italiane a fronte di una richiesta di estradizione mai andata a buon fine. Risuonano ancora le parole di Steve Pieczenik, consigliere di Stato USA, chiamato al fianco di Francesco Cossiga per risolvere la condizione di crisi, quando in un'intervista disse che con la sua morte di Moro impedimmo a Berlinguer di arrivare al potere e di evitare così la destabilizzazione dell'Italia e dell'Europa. Sono solo alcuni dei passaggi più cupi che della strage di Via Fani consegnano un quadro quantomeno inquietante sui rapporti tra BR e ambienti istituzionali e dei servizi segreti. Tornando alle dichiarazioni della Balzerani, resta inaccettabile che chi prese parte a quel massacro ne insulti le vittime per giunta nel quasi più totale silenzio mediatico. Ipotizzando l'assurdo, quali sarebbero le reazioni se un giorno Leoluca Bagarella presentasse un suo libro senza disdegnare di criticare aspramente le vittime della violenza stragista di Cosa Nostra, immaginiamo il finimondo. Per questo la politica dei due pesi e due misure non deve trovare spazio quando si parla di vittime e stragi. Ed ora passiamo al secondo articolo. Sono le 22:10, questa è Radio Saius, in studio Massimo Bonella per questa trasmissione speciale di Osservatorio Antimafia in sostituzione ai nostri amici conduttori, colleghi e conduttori Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Dunque, intanto prendo un attimo di respiro, veniamo al secondo articolo. Guardate, io vi consiglio di entrare nella testata antimafia2000.com e di leggere questi articoli, anzi di studiarli, perché veramente sono molto importanti, la dicono lunga. Ed ora veniamo al secondo. Nando Dalla Chiesa, l'indicibile patto attuale tra lo Stato e la mafia. Sempre scritto dal direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Noi vediamo di fare una sintesi. Dunque, non è ancora iniziata la Terza Repubblica che già si delinea un panorama a dir poco inquietante, in cui l'ombra di un indicibile patto tra politica e mafia continua a persistere. Questo è quanto si evince dall'analisi offerta dal sociologo Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di Libera e figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, padre della patria, intervenuto martedì scorso a Milano all'incontro dal titolo L'impegno di tutti, organizzato da Wikimafia, un'intervista dibattito pubblica al PM della DNA Nino Di Matteo, organizzata per festeggiare il compleanno di Wikimafia. Le illuminanti e coraggiose dichiarazioni del professore Dalla Chiesa, condivise con fragoroso applauso di consenso dalla platea, non sono ancora arrivate alla stampa nazionale, ma ci auguriamo vengano presto diffuse. Invitiamo i nostri lettori a leggere l'intervento integrale e riflettere con profonda ed attenzione. In particolare sulla questione tecnica, secondo cui di fronte ad un Parlamento che si è appena licenziato, a delle Camere sciolte dal Presidente della Repubblica, il Governo non si è limitato all'ordinaria amministrazione della nostra nazione, ma è andato oltre i limiti della Costituzione, insistendo con ogni strumento per velocizzare la proposta di legge riguardo il sistema penitenziario,
Una riforma passata sotto il silenzio delle principali testate giornalistiche che di fatto prevede modifiche di distensione anche per i detenuti mafiosi. Va da sé che questo è un messaggio di apertura a quelle richieste di allentamento del carcere duro. Un messaggio, insomma, che confermerebbe la trattativa Stato-mafia. Una proposta che secondo la normale prassi dovrebbe essere stata bloccata e annullata in vista delle nuove elezioni, cosicché il governo nuovo avrebbe potuto liberamente valutare l'opportunità di portare avanti o meno la riforma. Come spiega il professore Dalla Chiesa, il patto Stato-mafia sembra essere arrivato fino al governo di oggi. E da sempre, malgrado i tanti martiri caduti come Falcone Borsellino e molti altri, lo Stato non vuole sconfiggere la mafia e quando è a un passo dalla vittoria arretra per mantenere questo patto. Per ogni cittadino diventa fondamentale quindi sapere se il nuovo governo continuerà a testa bassa su questa linea o prenderà una posizione netta e contraria, mettendo in agenda la lotta alla mafia e alla corruzione. Al momento le previsioni offerte dalla campagna elettorale non sono delle migliori, anzi, la Terza Repubblica non sembra abbia un inizio esaltante. Poi sotto troverete l'intervento intanto dalla Chiesa all'incontro, appunto, lo ricordiamo, dall'impegno di tutti tenutosi a Milano il 20 marzo 2018. Io mi fermo qui, credo che quanto abbiamo letto basti avanzi, come si suol dire, questo per farci riflettere profondamente, dovrebbe farci riflettere come mai quando ci sono queste campagne elettorali non si mette mai in prima linea, in primo piano, a taglio primo, come volete chiamarlo, la lotta alla mafia, perché è un problema, all'estero ci conoscono come come Stato che ha questo grosso problema, chiamiamolo tra virgolette problema, potremmo adottare anche aggettivi ben più qualificativi. Eppure non si sente mai, ecco, parlare di lotta alla mafia in maniera concreta. Questo è uno dei problemi più importanti, più gravi, che ha questo paese e non si può ignorarlo. Non è possibile che le testate nazionali, io sento tanti bei discorsi la mattina su alcune, diciamo così, reti nazionali, anche molto storiche, tanti discorsi, tanti bei discorsi, e andiamo qui, andiamo là, andiamo a vedere cosa succede di qua, andiamo a vedere cosa succede dall'altra parte, andiamo a vedere cosa succede all'estero, però mai che si faccia un discorso forte e si sollevi questo problema una volta per tutte, a riguardo di questo cancro mafia. Vogliamo chiamarlo col suo vero nome? Cancro mafia. Allora, dove stanno i giornalisti? Dove stanno i giornalisti nazionali? Perché non si parla di questo in maniera concreta? Io poche volte vedo in televisione un Nando Dalla Chiesa, ad esempio, o qualche altro giornalista molto attento, molto preparato su questo tema. Gli stessi magistrati, anzi sembra che i magistrati antimafia vengano allontanati, vengano isolati. Ad esempio Nino Di Matteo. Vi potrei portare un altro esempio concreto che l'ho vissuto io in prima persona qui a Venezia. Quando c'è stato, credo che era il 2015 o 2016, una importante conferenza lungo il Canal Grande ed era invitato Nino Di Matteo, quindi un evento importantissimo, ripeto, la luce che questo Stato ha questo grosso problema, che siamo conosciuti all'estero per questo problema, e in quel convegno non c'è stato nessun giornalista, cioè non c'è stata nessuna testata giornalista tra televisioni, radio, emittenti radio-televisive locali, giornali, cioè carta stampata. Ma tutta sta gente dov'era? C'ero io che poi cerco, insomma, di rappresentare anche qualche media in più, qualche radio locale in più. Pianeta Oggi TV, quindi Radio Sirius TV, ma tutti gli altri dove sono? Cioè, non si riesce mica a capire questa cosa. Anche televisioni anche online, che sono nate neanche tanto tempo fa, che io conosco,
ok, con tutti i buoni propositi, però non c'erano nemmeno loro in quel convegno a Venezia. Allora io mi fermo qui, riflettiamo su questo. Sono le 22:17, io vi saluto, cari signori, vi lascio in compagnia dei nostri programmi, saluto la regia centrale Rosario Moreno, anzi sono due questa sera di turno, Treviso e Modena, Rosario Moreno e Ugo Moreno, grazie per la vostra cortese attenzione e vi ricordo Radio Saiu TV è la vostra linea diretta con informazione. Buonasera.